ragazzi, sono Andrea, bentornati su una nuova puntata di Rai School. Qualche lezione fa abbiamo visto insieme come cambiare le marce. Dai vostri commenti sono venuti fuori alcuni dubbi, quindi oggi vedremo insieme quando è il momento corretto per cambiare le marce. Prima di tutto un po' di teoria, bisogna sapere che tutte le moto hanno un'erogazione differente l'una dall'altra. Invece tutte le moto hanno quello che si chiama il campo di stabilità. È quel momento dove il motore fa meno fatica e abbiamo i minori consumi. Utilizzando bene le marce riusciamo a stare sempre in quella fascia di ingombro. Come facciamo a rimanere all'interno del campo di stabilità? Attraverso il rapporto corretto tra la velocità in cui stiamo andando e la marcia che abbiamo inserito. Questa era la teoria. In pratica, ragazzi, guidare la moto è molto differente che guidare la macchina. Perché? In macchina noi vediamo sempre che marcia abbiamo, in moto no. Quindi bisogna imparare ad ascoltare con l'orecchio il suono del motore. Se urla troppo, sarà da inserire una marcia. Se la moto è troppo bassa di giri e quindi saltella, bisogna toglierne una o due, comunque scalare le marce. Ok, adesso vediamo in pratica com'è. Questa velocità si può cambiare. L'errore da non fare potrebbe essere questo, con una marcia alta. Vedete, così è la marcia alta, quindi in questo caso bisogna scalare minimo due marce per riportarci nel range giusto. Chiaramente se partiamo e stiamo in prima così sarà impiccata, adesso è il momento di cambiare. Ragazzi, comunque è importante memorizzare un pochettino come fa la nostra moto. Quindi io per esempio quando guido la mia moto so che rumore fa, e so quando cambiare perché sto sempre nel range giusto. Questo ci aiuta comunque a livello d'orecchio quando cambiare le marce, quello che abbiamo detto fino adesso, insomma. Siamo arrivati alla fine, spero che questo approfondimento sia stato utile. Per qualsiasi dubbio, qualsiasi cosa, se dovesse essere, scrivetemi sempre qui sotto. Ci vedremo poi alla prossima lezione. Ciao ragazzi!